città smart attraverso innovazione importante dal punto di vista tecnologico e della capacità di rendere la città più vivibile, più fruibile e ovviamente anche più sana. Sì, sono temi assolutamente centrali in un momento come questo, in particolare anche in un momento di crisi, perché riteniamo che affrontare i temi e le criticità di una città cercando le soluzioni in sinergia con tutti i soggetti che si occupano di questi temi sia probabilmente la soluzione di molte questioni che sono nel campo. Ovviamente per quanto ci riguarda la particolare attenzione è sui temi più legati al territorio, al sistema urbano, alla mobilità, però evidentemente non possono essere trattati se non insieme ai temi che riguardano appunto l'ambiente, la salute e anche l'inclusione sociale nel contesto urbano. Ecco, questo concetto della solidarietà in questo frangente di smart city sembra estremamente interessante. Sì, indubbiamente è un elemento da recuperare perché probabilmente proprio il momento di estrema crisi porta a conflittualità che sono invece assolutamente negative per poter affrontare insieme i problemi, quindi questi percorsi servono anche per creare e ricreare quel senso di comunità che è forse alla base per poter raggiungere una città intelligente.